della Scala, prima giornata della Fiera del Bollito. Siamo qui sia con il sindaco ma anche col presidente della provincia di Verona, il dottor Miotti. Sì, è una grande soddisfazione perché è il 12° anno che facciamo questa fiera e ogni anno ha sempre dato dei risultati buonissimi. Sono sicuro che anche quest'anno questi risultati arriveranno, perché negli anni passati abbiamo sempre dato dei prodotti di altissima qualità, della carne prodotta in questa zona, con poi anche le nostre famose besciamelle, che la Perà, si chiama la Perà, e insomma la qualità è alta, come alta sempre in tutte le fiere che noi organizziamo in questo settore, diciamo così, enogastronomico. Quindi è un piatto tipico di Verona, ovviamente, però parliamo a questo punto anche di giovani, di lavoro. Che cosa significa questa fiera per quanto riguarda il mondo del lavoro dei giovani? Significa tanto perché qui noi diamo la possibilità di lavorare all'interno di questa fiera e diamo da lavorare a un centinaio di ragazzi, poi a delle aziende che sono in questo settore, macellerie e anche negozi di vario genere, hanno la possibilità veramente in queste settimane di lavoro di vendere e di far conoscere le qualità delle proprie aziende e dei propri negozi. Dunque è veramente un'opportunità di lavoro sia, ripeto, per i ragazzi che lavorano qui, sono un centinaio, sia per tutti coloro che vogliono partecipare con noi a una sfida che è questa sfida di questa fiera del Bollito con la Perà. Sì, dopotutto voi avete non soltanto questa fiera, ma ne avete un'altra ben più importante che è la Fiera del Riso, e poi fate altre manifestazioni, e non di un giorno o due, ma di 3-4 settimane cada una, quindi portate un mare di gente. La Fiera del Riso dura un mese praticamente e vengono a visitarla dalle 500-600 mila persone. Se pensate che in questo esatto momento una delegazione della Fiera del Riso si trova a Milano alla fiera del franchising, perché noi oltre le fiere stiamo aprendo anche dei negozi di risotterie in franchising. Saremo domani a Castelmassa, alla fiera di Castelmassa. Siamo appena tornati dalla fiera di Biella, dalla fiera internazionale del risotto di Biella. Insomma, siamo una realtà che è cresciuta in questi anni, ha avuto un progetto di promozione di questo prodotto, il riso, un progetto molto lungimirante, e stiamo veramente mettendo in piedi un qualcosa di importante. In Italia, come ho detto, durante la fiera che dura un mese qui a Isola della Scala, e anche all'estero, perché stiamo aprendo dei ristoranti, per esempio a Londra. Quindi, diciamo, da piccolo paesino della bassa veronese vi state muovendo parecchio, moltissimo, quindi aiutate anche tutta quell'economia locale, perché è basata molto anche sull'agricoltura, no? Assolutamente sì, qui abbiamo una ricaduta per le aziende che producono il riso estremamente importante, estremamente remunerativa, e dunque ha anche una ricaduta economico-sociale importante per il comune di Isola della Scala, ma non solo per il nostro comune, per tutto questo territorio. Dunque per noi è importante. Possiamo dire però anche che, lo diciamo con un po' di soddisfazione, che siamo stati bravi a mettere in piedi questo progetto di promozione di questo riso, che è veramente ormai riconosciuto a livello, non dico solo italiano, ma sicuramente europeo. Lo dico senza voler essere così troppo largo. Pensiamo al fatto che siamo stati noi ricevuti in Comunità Europea in seduta plenaria, siamo stati in Spagna, in Germania, a Berlino, a Siviglia. Questi per parlare degli ultimi spostamenti. Qualche mese fa abbiamo aperto delle risotterie a New York, delle aziende che lavorano qui da noi a Isola della Scala. Insomma, è una realtà che sta crescendo veramente in maniera importante sotto tutti i punti di vista. Voi siete l'Oktoberfest del riso e del bollito. Bene. Vi aspetto a Isola della Scala per questa bellissima fiera, e se venite sicuramente vi divertirete e mangerete dei prodotti squisiti.